oggi i giornali scrivono che Berlusconi avrebbe parlato con Salvini dicendo mi raccomando la giustizia, le attività produttive e le aziende. Ora è uscita pochi attimi fa una nota di Berlusconi che smentisce di avere avuto un colloquio che riguardasse aziende o quant'altro. Il crinale pulito, quindi intanto questi sono i rumors. Naturalmente no? Le agenzie c'erano molto prima Gasparri di noi, ma questo è un classico. Io lavoro anche per voi. Sono rassegnata. Io sono a disposizione di Monti, suo, perfino di Conti, chi chiede sarà dato. Però il tema vero qual è? Noi facemmo il governo col PD e con Enrico Letta nell'altra legislatura perché non c'erano i numeri, come allora si ricorda lo streaming, no? Bersani, Grillo. E non si è rotta la coalizione, benché noi facessimo scelte diverse. Ora è cambiato il ruolo. Noi siamo all'opposizione, la Lega ha deciso di fare questo tentativo. La Lega poi ha messo nel programma le cose che piacciono alla Lega e che Mauro, dal suo punto di vista, che comprendo diverso dal mio, considera sbagliate. Nei gazebo la Lega ha dato un volantino sabato mettendo solo la parte del contratto che ci ha messo lei, non è che ha scritto il resto. E 5 Stelle ha fatto allora, la stessa cosa, ha messo 20 punti le 5 Stelle. La mia impressione è che Salvini non voglia rompere l'alleanza di centrodestra, neanche noi. Abbiamo vinto in Friuli Venezia Giulia, abbiamo vinto in Molise. Il 10 giugno si vota in molte città italiane e siamo alleati a Brescia, a Teramo, a Viterbo, a Imperia. Quindi la coalizione non si è rotta. Secondo me Salvini utilizzerà questo periodo di governo, quanto dura? 6 mesi, un anno, per fare un grande trailer del futuro. Cioè lui che fa? Va ad applicare alcune sue proposte. Espelliamo dei clandestini. E io, a differenza di Mauro, sono d'accordo. Facciamo la legge sulla legittima difesa. Io, a differenza di Mauro, sono d'accordo. Dopodiché a un certo punto litigheranno, perché ci saranno diversità, perché Fico dirà, ma non va bene. Dopodiché si rompe il governo, si va a votare. Salvini dirà, avete visto il trailer del film? Vi è piaciuto? Volete il film intero? Votate il centrodestra e soprattutto me. Questo accadrà. Sono completamente d'accordo con Gasparri. Oh, Gesù! Ha fatto il quadro, tra l'altro devo dire, siamo tutti d'accordo con Gasparri. Della situazione. A me mi sembra... È chiaro che su quei provvedimenti che ha citato non sono d'accordo. Il primo intervento è stato allora, a me proprio mi sembra su quello. Loro uno e loro due. Provvedimenti facili, quasi al costo zero. Sì, sceneggiate, no? Certo. Basta, va via, le agisce nei campi rom. Allora, e poi anche i rom siano italiani, questo... Dato che persino un premio Oscar come Sorrentino ha pensato di fare i film in due parti, forse ha ragione Gasparri, anche la nostra vita diventerà un film in due parti. Scusate, due cose.